discorso è stato caratterizzato da una vocazione internazionale, compreso il saluto per gli abruzzesi del mondo. È una comunità che ha fatto tanto, diciamo, per il paese Italia, ma soprattutto per la nostra regione. Noi siamo stati una regione a forte migrazione, i nostri connazionali hanno partecipato all'economia abruzzese attraverso le rimesse del loro lavoro, quindi a loro grande rispetto, possono essere messaggeri nel mondo della nostra regione Abruzzo. Rivolgersi agli ultimi è un dovere, iniziamo da lì. È un messaggio di Papa Francesco che deve essere raccolto non solo dai cattolici ma da parte di tutti quanti quelli che hanno la possibilità di decidere per gli altri. Noi siamo un'assemblea legislativa, dobbiamo decidere per il popolo abruzzese e non solo, dobbiamo guardare agli ultimi. Accorciare le differenze diventa non solo un nostro dovere ma deve diventare la missione di questa decima legislatura. Infine ha detto bisogna fare i testi unici, questa è un'altra rivoluzione. Sì, c'è una legislazione a getto continuo, c'è questo vizio purtroppo che ci portiamo dietro come retaggio culturale. Oggi è giunto il momento, diciamo, è l'ora che si facciano testi unici per materie importanti. So dall'inizio dell'avventura elettorale che i colleghi e amici candidati, il presidente candidato mi aveva chiesto di svolgere questo ruolo per la nostra regione Abruzzo, per il nostro consiglio soprattutto. Io ho accettato ben volentieri, spero solo di essere all'altezza del compito che spetta non solo a me ma all'intera Assise Regione del Consiglio regionale.